Alitalia confermano l'intenzione di partecipare alla procedura negoziata per i voli in continuità su Alghero entro lunedì la presentazione delle offerte, ma c'è ottimismo dopo settimane difficili. La Sardegna, prima regione d'Italia a entrare nella partita Superbonus per sbloccare i crediti d'imposta incagliati nelle maglie della burocrazia, diventa un esempio da seguire a livello nazionale. La Giunta Solena spronta a dare gambe alla misura che aiuterà famiglie e imprese. Tanti sindaci, rappresentanti della Giunta e parlamentari ieri a Bono per una grande assemblea per esprimere solidarietà al sindaco Michele Solinas, vittima la scorsa settimana di un atto intimidatorio. Lo Stato non deve lasciarci soli, è stato l'appello lanciato. Ben ritrovati telespettatori di Catalan TV, lo avete visto e sentito dai titoli, in campo ITA e Aero Italia, stiamo parlando ovviamente dei voli in continuità territoriale su Alghero. Sono queste le due compagnie che si sono iscritte entro la giornata di ieri alla piattaforma Sardegna CAT che potranno presentare ora le offerte entro lunedì. Così come è avvenuto in occasione della precedente procedura, poi di fatto annullata dalla Regione, anche stavolta sono state ITA e Aero Italia a farsi avanti per operare le rotte in regime di continuità territoriale ad Alghero verso gli scali di Roma, Fiumicino e Milano Linate. Ieri infatti sono scaduti i termini per l'iscrizione alla piattaforma Sardegna CAT, dunque per partecipare effettivamente alla gara. Tra meno di una settimana, entro lunedì 13, le compagnie possono presentare le loro offerte a ribasso d'asta. La compagnia che farà l'offerta migliore, dunque, che chiederà meno soldi pubblici, si aggiudicherà le rotte, ma è possibile che vada una testa. C'è poi anche la scadenza di martedì 14 febbraio per l'eventuale accettazione senza compensazione e senza esclusiva, ma questa ipotesi sembra abbastanza difficile. La Regione in questa procedura ha aumentato la base d'asta, che nel bando scaduto il 27 dicembre scorso era di 13,8 milioni totali, 8,7 su Roma e 5,1 su Milano, mettendo sul piatto 500.000 euro in più, ma soprattutto ha ridotto la durata del bando da 18 a 8 mesi per evitare l'altolà dell'Unione Europea, che aveva minacciato di aprire una procedura di infrazione. Il monito arrivato da Bruxelles aveva portato una delle due compagnie interessate, Aero Italia, a frenare un po' sull'eventuale presentazione di un'offerta, ma ora con queste diverse condizioni non dovrebbero esserci ostacoli. E sembra scontata anche l'offerta da parte di ITA, con il Ministero del Tesoro che avrebbe dato il via libera. Non resta che attendere ancora una settimana dunque, ma ora le fitte nubi che aleggiavano sull'aeroporto di Alghero sembrano molto meno nere. Cambiamo argomento, la Sardegna, prima regione d'Italia a entrare nella partita Superbonus per sbloccare i crediti d'imposta incagliati nelle maglie della burocrazia. Le modalità di attuazione, le condizioni dell'acquisto dei crediti edilizi di bonus, ma anche Superbonus 110% ed Ecobonus, saranno messe a punto con una delibera di giunta dopo che la Regione, attraverso la finanziaria, ha messo a disposizione la propria capienza fiscale per acquistare i crediti, stimata potenzialmente in 40-50 milioni di euro al mese i particolari. La misura rappresenta il secondo intervento della Regione che già grazie al Sardinia Fintech attivato dal Centro Regionale di Programmazione e dalla SFIRS aveva liberato liquidità sotto forma di anticipazioni finanziarie da rimborsare con i crediti fiscali per sostenere famiglie e imprese in una misura, il super bonus, che ha prodotto in Sardegna un totale di investimenti ammessi a detrazione pari a oltre 1 miliardo e 983 milioni di euro, suddivisi in investimenti su edifici condominiali, unifamiliari e unità immobiliari indipendenti. Questo è il rapporto di dicembre dell'Enea. Oltre 250 milioni di euro suddivisi su tre tranche di finanziamento sono infatti attualmente in istruttoria per la liquidazione delle domande presentate sulla linea B credito di filiera Superbonus 110% del fondo Sardinia Fintech gestito da SFIRS a fronte di 380 milioni di credito fiscale previsti. La Sardegna è la regione che durante l'emergenza ha investito maggiori risorse proprie per la ripresa e con ogni strumento a disposizione finanziario e normativo si è posta come obiettivo quello di sostenere il rilancio e la competitività delle aziende. Le novità introdotte con la finanziaria vanno in questa direzione e testimoniano la volontà di continuare a sostenere e rafforzare la crescita del sistema economico sardo, ha detto il presidente della regione Christian Solinas.
La regione al fianco delle imprese di ogni comparto è pronta a recepirne le istanze, ha aggiunto l'assessore della programmazione del bilancio Giuseppe Fasolino. Con la norma inserita in finanziaria rafforziamo le ricadute di carattere ambientale, sociale ed economiche relative alle diverse misure legate ai bonus edilizi, in particolare al super bonus. La regione ha quindi posto le basi per attivare un programma di acquisto di crediti da portare direttamente a compensazione dalla stessa regione. Così facendo punta a favorire la circolazione dei crediti d'imposta, alleggerendo il portafoglio di crediti degli ultimi concessionari in modo che possano riprendere un programma di acquisti della stessa tipologia a favore delle famiglie e delle imprese e a liberare la potenziale liquidità del sistema delle imprese edilizie e della filiera associata attualmente bloccata in crediti che non trovano collocazione e in modo da favorirne la ripresa delle attività. Sempre con la finanziaria, accanto alle operazioni di acquisizione dei crediti, la Regione ha promosso anche un programma di garanzie pubbliche a favore delle imprese e dei privati. Sarà infatti attivato un programma di garanzie e controgaranzie per favorire la negoziazione dei crediti tra soggetti privati nei limiti consentiti dalle norme e dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate. Anche Tatiana Argiolas, presidente della Commissione Consigliare Urbanistica, insieme all'intero gruppo consigliare di Forza Italia, esprimono soddisfazione per l'approvazione in Consiglio Comunale del progetto preliminare del piano urbanistico comunale. È stato un importante passo avanti nell'iter che dovrà condurre all'elaborazione e adozione del progetto definitivo, di cui la nostra città e l'intero territorio non possono più fare a meno, sottolineano gli esponenti azzurri. Si tratta di un atto frutto di un grande lavoro da parte dei tecnici redattori, degli uffici comunali, delle forze politiche, nonché delle componenti economiche, sociali e professionali della città, ma anche i comitati di quartiere e di borgata che hanno fornito contributi preziosi. Dalla riqualificazione e razionalizzazione del territorio al potenziamento dei servizi, passando per la sostenibilità ambientale, con lo sguardo rivolto ai prossimi 30-40 anni, con il piano urbanistico poniamo le basi per lo sviluppo futuro della nostra città, ma ora, aggiungono dal gruppo consigliere forzista, occorre procedere spediti perché la norma prevede che entro 180 giorni si giunga all'adozione del progetto definitivo. Il nostro auspicio è che alla stesura definitiva del PUC concorrano tutte le energie positive, politiche, imprenditoriali e sociali della città. Da parte nostra, concludono da Forza Italia, faremo proposte concrete affinché il PUC venga caratterizzato per la sua capacità di dare profondità a un nuovo progetto di città all'Alghero del 2030 delle nuove e future generazioni. E tanti sindaci da tutta la Sardegna ieri a Bono per stringersi attorno al collega del comune del Goceano, Michele Solinas, vittima la scorsa settimana di un atto intimidatorio. Hanno partecipato al Consiglio Comunale aperto per manifestare la solidarietà al primo cittadino di Bono a cui era stata incendiata l'auto e chiedere una risposta dello Stato. La grande partecipazione all'assemblea di oggi mi rincuora e mi incoraggia ad andare avanti, ha detto lo stesso Solinas. Lo Stato però non deve lasciarci soli, troppi sindaci in Sardegna si sono trovati nella mia situazione. Per la giunta regionale erano presenti il vicepresidente Giuseppe Fasolino e gli assessori Aldo Salaris e Pierluigi Saiu. Non ci può essere giustificazione per un gesto simile. La giunta regionale ha espresso ancora una volta la piena solidarietà al sindaco di Bono per il grave atto intimidatorio subito, al consiglio comunale e alla comunità intera, unitamente alla ferma condanna di ogni forma di violenza che tende a minacciare la libertà di azione di chi ogni giorno con spirito di servizio e sacrificio si mette al servizio della collettività, ha dichiarato Fasolino. C'era anche il presidente del Consiglio regionale Michele Pais. Siamo a fianco non solo del sindaco di Bono, ultima vittima in ordine cronologico a finire nel mirino degli attentatori, ma solidarizziamo con tutti i primi cittadini, con i consigli comunali e con le comunità sarde. Questa spirale di violenza deve finire, ha detto Pais. Siamo tutti al fianco di Michele che da sindaco, ma soprattutto da uomo per bene, ha subito un atto di violenza vigliacca, come sempre la violenza che non ha giustificazioni, ha dichiarato invece il sindaco di Alghero, Mario Conoci. Ci fermiamo, ora c'è la pubblicità. A tra poco.
Ritorniamo in studio, è la cronaca ad aprire la seconda parte del nostro telegiornale, lo facciamo per riferirvi quanto contenuto in un consuntivo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari riguardante il 2022. Vengono resi noti gli esiti dell'attività di contrasto alla movimentazione transfrontaliera di denaro contante, con particolare riferimento ai controlli effettuati dai finanzieri del gruppo di Olbia e della compagnia di Alghero in collaborazione con i funzionari dell'agenzia Dogane e Monopoli. Nell'anno appena trascorso, infatti, sono stati effettuati oltre 800 controlli transfrontalieri che hanno consentito di tracciare quasi 10 milioni di euro di valuta trasportata. Tra questi, circa 400 mila euro, quasi tutti in arrivo, stavano per transitare illecitamente presso lo scalo algherese. Gli aeroporti di Olbia ed Alghero sono caratterizzati dalla forte eterogeneità dei passeggeri e dal transito di numerosi voli internazionali, soprattutto durante il periodo estivo. Per questo motivo sono transitate differenti valute. Principalmente parliamo di euro, dollaro americano, rublo russo, sterlina inglese, dollaro canadese, franco svizzero, ma anche lo shekel israeliano, la lira turca e il dirham marocchino. Le attività svolte hanno permesso di contestare 24 violazioni amministrative nei confronti di altrettante persone, per lo più relative all'omessa dichiarazione valutaria. L'azione di contrasto ai traffici illeciti presso gli scali aeroportuali si è svolta anche con la preziosa collaborazione delle componenti specialistiche del corpo, in particolare con l'ausilio delle unità cinofile Cash Dog, che sono specializzate per la segnalazione e il rinvenimento del denaro contante al fine di rilevare quantità appunto eccedenti la soglia consentita dalla legge. Restando sempre in ambito di controlli e sempre negli aeroporti, nello specifico qui nella sala arrivi dell'aeroporto di Alghero, questa volta i funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Sassari, che sono in servizio presso la sala operativa territoriale algherese, in collaborazione sempre con la Guardia di Finanza, hanno fermato invece e controllato un passeggero che proveniva dalla Nigeria via Roma Fiumicino. Questo deteneva nel bagaglio varie buste contenenti semi non identificabili, privi di etichettatura che ne attestasse l'origine, ma anche la specie e la relativa certificazione fitosanitaria. Gli alimenti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo cautelare in attesa delle analisi igienico-sanitarie del fitopatologo dell'assessorato regionale dell'agricoltura. I semi infatti potrebbero essere utilizzati per la riproduzione dei terreni locali ed è possibile che possano contaminare le coltivazioni, potendo contenere agenti patogeni nocivi. Andiamo in Gallura perché tra pochi giorni ci sarà il Carasciali Tempiesu. Ieri la conferenza stampa di presentazione, dopo il grande successo dell'edizione primaverile fuori calendario dello scorso anno, si prepara per ripetere il successo mediatico e di gradimento da parte del pubblico. Tutto pronto per l'edizione 2023 dello Carasciali Tempiesu, il carnevale allegorico unico nel suo genere in Sardegna. Il comune di Tempio è pronto per regalare alla comunità, ai turisti e al pubblico una inedita edizione 2023. Tutti matti, il mondo all'uriesso, quindi tutti matti, il mondo è al contrario. Questa è l'allegoria intorno alla quale si muove tutta la manifestazione carnevalesca. Il sindaco di Tempio, Gianni Addis, durante la conferenza stampa di presentazione, ha sottolineato l'importante vera essenza di Carasciali Tempiesu. Carnevale, già da quando è iniziato, è l'attività più inclusiva di tutti. Lavora l'amministrazione, lavorano i bambini, lavorano i genitori, lavorano i giornalisti, lavorano tutti. Durante la conferenza stampa si è parlato dell'essenza del carnevale. Questo tutti matti, il mondo allo contrario, il mondo all'uriesso, porterà di nuovo all'essenza del carnevale? Beh, la dice lunga, io credo di sì, perché come è stato sottolineato, carnevale dura 8 giorni, dopodiché si rientra nella normalità, però in questi 8 giorni assistiamo a degli eventi, a delle cose, a degli spettacoli che sono sicuramente unici, per cui l'unicità del nostro carnevale sta proprio qua, nell'essenza, nell'estro che comunque i maestri cartapestai mettono nella realizzazione dei carri, ma non solo, nelle allegorie, nelle musiche, nelle danze, nelle coreografie, e tutto però rientra in un contesto di spettacolo che è sempre molto accattivante e che riesce ad attirare ed attrarre verso la nostra città migliaia di turisti. Grazie.
Il calendario del carnevale prevede il primo appuntamento il 12 febbraio con l'atteso raduno bandistico regionale. Come tradizione vuole, il prossimo 16 febbraio avrà inizio la storica Sei Giorni Carnevalesca, che prevede l'ingresso in città di Sua Maestà Re Giorgio e lo show dei carri allegorici. Palazzina Comando, alle 16 di venerdì 17, ospiterà il convegno Carnevale Tempiese, il mondo al rovescio, aspetti etno-antropologici di una tradizione secolare. Sabato 18, nuova edizione della rocambolesca e divertente quanto ecologica discesa delle più pazze originali creazioni artigianali a quattro ruote, la Soap Box Racing, ovvero dei Carruleddi. La seconda sfilata di carnevale è in programma per domenica 19 con il matrimonio fra il sovrano e la giovane Mannena. Gran finale il 21 febbraio dalle ore 15 con l'ultima e attesa sfilata. Abbiamo incontrato il direttore artistico Alessandro Achenza. Qual è la più grande novità del Carnevale Tempiese 2023? È il carnevale stesso. Il carnevale non è una novità perché non è mai una novità. L'entusiasmo è sempre lo stesso, i colori sono sempre gli stessi, gli attori sono sempre gli stessi, anzi crescono, si autorigenerano. È così come la declinazione dei vari temi allegorici che ogni anno si susseguono. Ma sono davvero tutti matti? Sì, sì. Sono tutti matti, è l'umundo e l'urriesso. Devo capire il motivo, se è quello scientifico che abbiamo enunciato durante la conferenza stampa o se le cause sono altre. E questo era il Carnevale Tempiese, ora spazio allo sport con il tennis per parlare intanto nell'edizione 2022 dei campionati sociali assoluti del Tennis Club Alghero. Gabriele Marras nel singolare maschile, Alessandra Ogno in quello femminile, Davide Pirras sempre insieme a Gabriele Marras nel doppio maschile, Claudia Bardino ed Anna Kerchi nel doppio femminile, invece Nicolo Serre, Alice Martinez nel doppio misto. Sono questi i nomi dei vincitori, un lungo percorso causato dal maltempo che ha prorogato di qualche settimana la disputa del torneo, che ha comunque incoronato i campioni 2022, adesso tutti presenti con i finalisti nello storico Albo d'Oro affisso nella Clubhouse di Maria Pia. I tabelloni sono stati allestiti dal giudice arbitro del circolo Giuseppe Calise, adesso c'è l'atteso appuntamento con il torneo sociale a squadre di singolo, il cui inizio è previsto tra circa due settimane. Altra ottima notizia per il Tennis Club Alghero è la conquista della terza serie. Sbancando per 2-1 i campi del Tennis Club Cagliari, gli algheresi si sono qualificati per i quarti di finale della quarta serie del campionato invernale di tennis maschile a squadre, centrando la promozione per la categoria superiore. Parità dopo i singolari con l'algherese Scanu che ha battuto Sanna 6-4-6-3, mentre per la squadra C del circolo di Monte Urpino Corona ha superato Carta 7-5-6-3. Decisivo il doppio con Fois e Ivaldi che l'hanno spuntata 5-7-6-1-10-7 su Corona Sanna. Domenica 12 febbraio il Tennis Club Alghero cercherà di strappare il pass per le semifinali andando a giocare ancora a Cagliari, ma stavolta nel circolo di Le Saline. Mancano tre puntate alla conclusione della trasmissione Lupus in Fabula, ideata e condotta da Raniero Selva, che va in onda su Catalan TV, il canale 15, ogni mercoledì alle 21.15 e replica il sabato alle 22. Nella puntata di domani, mercoledì 8 febbraio, saranno ospiti la pittrice Filomena Mura, ci sarà poi la rubrica enogastronomica curata da Giovanni Fancello, la poesia con Carmelita Zedda, per la prima volta si entrerà in un tempio massonico con la voce narrante di Gianfranco Burruni, un racconto che vede aprire le porte al pubblico di un luogo a molti sconosciuto. Nelle puntate passate sono stati intervistati personaggi locali e non, a partire dal comandante delle Frecce Tricolori Stefano Witt, al medico di Lampedusa Pietro Bartolo, al giornalista e scrittore Gad Lerner, allo psicologo Paolo Crepè e tanti personaggi locali, pittori, scrittori, rappresentanti del Consorzio del Porto, musicisti come Paolo Freso e Salvatore Maltana e tanti altri che hanno dato vita a questo format, che continuerà con altre interessanti puntate per i prossimi mesi. Ed ora ci fermiamo qui, il telegiornale termina con questa informazione e le previsioni del tempo per domani. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Arrivederci.